Allora, iniziamo subito. Come vi dicevo nella premessa sul mio post, parleremo questa sera inizieremo a parlare della cosiddetta fase 2, che noi da alcuni giorni sentiamo al televisore che stiamo entrando nella fase 2, adesso passiamo alla fase 2, quindi iniziamo a pian piano, cerchiamo di tornare alla normalità e questa è la fase 2. E allora mi sono stampato il programma di riaperture che è stato lanciato dall'ANSA, ovviamente secondo quanto previsto dal governo. Ecco, vediamo che questa fase prevede quindi una riapertura graduale delle varie attività. Si è iniziato il 14 di aprile con le librerie e cartolerie, una scelta un po' singolare, però così è. Il 18 aprile invece hanno aperto le aziende agricole e industriali. Il 4 maggio l'arredamento, abbigliamento, calzature e articoli vari. L'11 maggio apriranno i tribunali e gli uffici professionali, anche se in realtà gli studi legali e commerciali erano di fatto in attività. Poi il 18 maggio ristoranti, bar, pasticcerie. Il 25 maggio parrucchieri, barbieri, estetisti, quindi dal 25 possiamo andare a farci i capelli dopo questo lungo periodo di quarantena. Poi abbiamo l'8 giugno, finalmente centri sportivi e sport individuali. Il 1 luglio mercatini solo alimentari. Il 31 luglio mercatini, fiere e sagre. Il 15 settembre le scuole statali e il 31 dicembre, pensate, il 31 dicembre, anche questo bisognerebbe capire perché, cinema, teatri e concerti. Cioè, diciamo che la maggior parte dell'attività aprirebbe da qui all'estate, mentre per quanto riguarda la cultura se ne parlerà, almeno per quanto riguarda le scuole, a settembre e per quanto riguarda cinema, teatri, concerti, se ne parlerà secondo quanto è previsto in questo momento il 31 di dicembre. Ora, inizia quindi questa fase di riapertura perché tutto è stato chiuso, c'è stato il lockdown totale, abbiamo anche sdoganato questo termine anglofono, lockdown, però nel frattempo, ecco, dati del Sole 24 Ore, nel frattempo si prevede una perdita del PIL addirittura del 20%, quindi una perdita del PIL abbastanza consistente, e tanto che con chiari risvolti dal punto di vista sociale, perché una perdita del genere non è che va vista soltanto dal punto di vista economico, ma chiaramente ha delle ricadute importantissime e gravissime dal punto di vista sociale, chiaramente. Questo ovviamente ha iniziato ad aprire un dibattito, perché secondo alcuni, probabilmente questa chiusura totale, forse non serviva, probabilmente è stata esagerata. Perché questo? Perché guardando i dati della mortalità, ecco, questo è uno studio che è stato riportato dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, quindi non sono giornali complottisti o di altro genere, ma fonte ufficiale Sole 24 Ore, è stato riportato uno studio secondo il quale in effetti la mortalità complessiva nei primi 4 mesi del 2020 non sarebbe differente dalla media degli altri anni.
anzi, addirittura sarebbe in calo. Precisiamo, ecco, precisiamo perché è importante. La mortalità delle, lo diciamo subito a scanso di equivoci, mentre la mortalità di alcune province del nord, tra cui Piacenza, Bergamo ed altre province sarebbe ovviamente duplicata, triplicata o quadruplicata, in realtà la mortalità complessiva di tutto il territorio nazionale in realtà sarebbe addirittura in discesa. Perché sarebbe in discesa? Perché secondo questi dati Istat, mentre normalmente negli anni noi abbiamo una media di mortalità negli anni precedenti per i primi 4 mesi dell'anno, cioè dal 1 gennaio al 30 di aprile, di 231.000 morti, parlo di morti complessive, attenzione, non di malattie o dovute al coronavirus, parliamo di mortalità complessiva, sarebbe di 231.000 decessi ogni anno per i primi 4 mesi, ripeto. La mortalità del 2020 fino al 13 di aprile, cioè rilevata al 13 di aprile, quindi pochi giorni fa, sarebbe in questo momento calcolata a 200, 200, a 191.000 decessi. Prevedendo che da qui, quindi continuando nella media, si prevede che dal 13 di aprile fino al 30 di aprile, se i decessi, la media rimane costante, arriveremmo a 216.000 decessi, che sarebbe addirittura una media più bassa rispetto agli anni precedenti, perché mentre negli anni precedenti, nei primi 4 mesi, sono morte 231.000 persone in media, l'anno scorso sono state addirittura 232.000, quest'anno, se la media dovesse mantenersi, noi arriveremmo al 30 di aprile con una conta di decessi di 216.000, quindi 15 o 16.000 in meno rispetto agli anni precedenti. E allora si dice: beh, se così stanno le cose, probabilmente il lockdown totale sarebbe, insomma, probabilmente si è esagerati. Anche perché se noi andiamo a vedere poi quello che succede negli altri stati, dove in effetti non c'è una chiusura così totale. Se noi guardiamo la Germania o piuttosto che l'Olanda, piuttosto che il Giappone o la Corea, in effetti questo lockdown totale non c'è. E l'Italia è stata, dal punto di vista percentuale, è la nazione dove ci sono più decessi. Quindi, ecco, un dubbio si sta ponendo da questo punto di vista. Certo, questo, ripeto, va ribadito, in alcune province la questione non, le cose non vanno così, perché se guardiamo noi le province di Bergamo, di Brescia, di Piacenza, di Pavia e altre province del nord, in queste province addirittura la mortalità è quadruplicata. Allora si può pensare, ecco, magari potevano applicarsi misure diverse, magari si poteva applicare un lockdown totale in queste province o in queste regioni e invece avere misure più attenuate nel resto dell'Italia. Perché noi abbiamo sostanzialmente imitato quello che è successo a Wuhan. Perché a Wuhan c'è stato un lockdown totale, oggi si scopre che probabilmente i decessi a causa del coronavirus non erano quelli, ma probabilmente erano 10 volte, o addirittura qualcuno dice 50 volte superiore a quelli dichiarati. E quindi erano giustificate quelle misure. Il problema è vedere se in Italia era giustificata questa misura così grave, che di fatto ha comportato e sta comportando una perdita del PIL del 20%. Certo, si può obiettare.
è chiaro, dall'altro lato si obietta, beh, probabilmente se non ci fosse stato un lockdown totale, allora i decessi sarebbero stati superiori. Però si risponde dall'altra parte, ma guardate che in altre nazioni dove comunque è arrivato il coronavirus, c'è stata la diffusione del il contagio, c'è stato, ma hanno applicato misure meno restrittive, comunque il numero di decessi non è esploso così come è esploso in Italia. Quindi, insomma, c'è una valutazione da fare. Io, per carità, non voglio entrare in merito se sia stato giusto o sbagliato, anche perché questi ragionamenti vengono fatti ovviamente col senno del poi. Cioè, oggi si può dire, noi riusciamo a fare questo conteggio, ma non è un conteggio che si poteva capire all'inizio. Per cui è chiaro che bisogna fare determinate valutazioni. Però un ragionamento va fatto adesso, un ragionamento oggi sulla validità del protrarsi ancora di queste misure sicuramente va fatto, perché oggi si può fare. Vi ho elencato le date delle riaperture. La maggior parte delle riaperture avvengono entro il 1° luglio, e però far stare delle imprese, delle aziende, degli studi chiusi per tutto questo periodo, ovviamente ha un prezzo esagerato. Ed ha un prezzo esagerato perché? Perché le misure che sono state prese sin qui da questo governo sono, e questo va detto, sono assolutamente inadeguate. Le misure che questo governo ha preso sin adesso sono assolutamente inadeguate. Ed io per questo, qualche giorno fa, mi è passato davanti un video di un giovane imprenditore, tra l'altro un mio conoscente, che gridava un vero e proprio grido d'allarme, che è quello che tutti quanti gli imprenditori, tutte quante le partite IVA, in questo momento, gridano in Italia. Perché il sentimento di questo giovane imprenditore, io adesso vi riassumo le frasi che ha detto, che diceva in questo video, frasi che veramente partivano dal cuore, da una disperazione di vedere un futuro che probabilmente non c'è, sono veramente emblematiche. Ecco, in buona sostanza, dice questo giovane imprenditore, rivolgendosi al presidente Conte: guardi, presidente, noi abbiamo seguito tutte le sue dirette, abbiamo seguito quando lei in Mondovisione ha annunciato il più imponente piano di aiuti alle imprese dal dopoguerra, però io oggi le posso dire questo: noi a queste condizioni non apriremo. Noi non apriremo per metterci il cappio al collo. Noi non apriremo fin tanto che non ci saranno dati aiuti concreti, quegli aiuti che ci possono risollevare e rendere competitivi con gli altri paesi. Noi non riapriremo fin tanto che non possiamo pagare l'affitto, le utenze, i nostri dipendenti, i nostri fornitori, le tasse, le rate dei finanziamenti. Noi non riapriremo fino a quando non potremo assicurarvi, si rivolge chiaramente allo Stato, la vostra quota di maggioranza sulla nostra impresa autonomamente. Parla delle tasse, ovviamente. Sapete che la pressione fiscale è del 65% ed è chiaro che nel momento in cui tu paghi il 65%, l'azionista di maggioranza della tua impresa è chiaramente lo Stato. Noi non prenderemo, conclude questo giovane imprenditore, gli aiuti che voi ci date per ritornarveli sotto forma di tasse. Ecco, questo è il sentimento diffuso che in questo momento hanno tutti i piccoli imprenditori. Questo è il sentimento di tutte le PMI, perché chiaramente
l'unico aiuto che viene dato da parte dello Stato, in buona sostanza, è un prestito. Cioè, in un momento in cui c'è un'assoluta crisi di liquidità, in un momento in cui si chiede a tutti di rimanere a casa e quindi di non produrre, di non, ovviamente di non produrre un reddito, l'aiuto che viene dato sotto forma di prestito. E allora giustamente questo imprenditore dice: ma scusate, ma io sto fermo 2 mesi. Ecco, mettiamo che io riapro il 4 maggio. Lui porta la data del 4 maggio perché rientra tra quelle attività che riaprono il 4 maggio. Io riapro il 4 maggio, ma il 4 maggio, io sono dal 4 maggio sono stato fermo per 2 mesi. Non ho lavorato per 2 mesi, non ho fatto reddito per 2 mesi, la mia impresa non ha prodotto per 2 mesi. E allora voi mi dovete dire come devo andare avanti? Vedete, questo sentimento non è un sentimento di una persona singola, ma è il sentimento in questo momento che gira dappertutto ed è presente dappertutto. Tutti i piccoli e medi imprenditori in questo momento pensano la stessa cosa. Rischiano di non aprire perché? Perché la crisi che stiamo attraversando non è una crisi che è iniziata l'8 marzo, quando abbiamo tutti quanti siamo rimasti a casa. Ma noi non venivamo da un periodo di florido, di espansione economica. Noi veniamo da un periodo di crisi. L'emergenza dovuta al coronavirus ha dato soltanto il colpo finale, il colpo di grazia alle piccole e medie imprese, alle attività che poi sono il tessuto economico dell'Italia. Attenzione, perché questa è la verità. Ecco, quello è stato il colpo di grazia. Non navigavamo nell'oro, per cui si può dire: beh, sapete, ci fermiamo 2 mesi, l'aria diventa più respirabile, le acque dei fiumi, dei laghi e del mare diventano più limpide, certo. Queste cose sono meravigliose, sicuramente, ma il problema è che noi avevamo già un'economia in crisi, perché la crisi delle partite IVA parte da ben prima dell'avvento del coronavirus. Il coronavirus ha dato il colpo di grazia. E allora, sempre sul Sole 24 Ore, io qualche giorno fa leggevo di lettere. Che il direttore diceva: ci arrivano, guardate che ci arrivano veramente migliaia di lettere di persone che si trovano in situazioni incredibili, in situazioni disagiate, in situazioni di sofferenza, e a cui il decreto salva imprese, poi addirittura gli danno questo nome, pensate poi. Quindi il decreto salva imprese non dà una risposta. Ve ne leggo, ne ho estrapolata qualcuna molto significativa e vi voglio leggere. È tutto documentato, attenzione. Sono il titolare di ditta individuale a conduzione familiare. Ho chiesto informazione alla mia banca sul finanziamento, ma al momento non sanno cosa rispondere. Attendono direttive. Il mese scorso siamo riusciti ad onorare le scadenze con i nostri fornitori, forse anche questo mese. Poi non so. Volevo portare alla vostra attenzione il problema del DURC. È ancora attivo o pensano di bloccarlo, considerato che forse non riuscirò a pagare regolarmente i contributi previdenziali? Voi sapete che un'impresa per partecipare alle gare deve avere il DURC in regola, ma per avere il DURC in regola deve pagare, deve onorare tutti gli impegni che lo Stato le impone. Allora, se io non ho la liquidità necessaria per pagare i contributi previdenziali, non ho la possibilità di mantenere in regola il DURC. Se non ho il DURC, la prima conseguenza all'indomani della riapertura quale sarà? Sarà quella che non potrò partecipare a nessuna gara, quindi non potrò svolgere la mia attività. Altra lettera. Sono un socio di una SNC che abbiamo aperto nel 2020. Siamo chiusi dal 10 marzo e perciò siamo fermi. Ovviamente stiamo accumulando spese legate agli affitti, bollette e altro. Volevamo chiedere il prestito alle banche che lo Stato sta concedendo nel decreto Cura Italia, ma la banca giustamente mi ha fatto notare che, visto l'assenza del fatturato nel 2019, non posso fare richiesta.
altro problema. Il cosiddetto credito alle imprese di 25.000 euro, di cui tanto si è parlato, di questo grande piano di finanziamento di 25, in realtà non è così automatico, perché è rapportato al 25% del fatturato dello scorso anno, al 25% dei ricavi dello scorso anno. Bene? Ma se tu hai aperto la tua attività a gennaio, o se hai aperto la tua attività, ad esempio, a settembre dello scorso anno, e quindi non hai avuto la possibilità di avere dei ricavi così significativi, è chiaro che non potrai accedere a questo finanziamento. Ci ha pensato, gli esperti del governo hanno pensato a questo? Non credo, perché a questo non c'è una risposta. Quindi chi ha aperto a gennaio e quindi si trova già in situazione, sapete, all'inizio uno si trova in situazioni, come dire, di difficoltà intrinseca, no? Chiaro, apre, devi vedere se devi acquisire clientela, devi iniziare a lavorare, no? Non è una situazione facile. Ecco, proprio a chi è più debole non si garantisce alcun prestito. Dico, sono prestiti, attenzione, ma chi è in una situazione particolare non viene garantito alcun prestito. Poi un'altra cosa voglio dire a chi ha contestato quanto io ho detto la scorsa settimana, perché questo discorso dei 25.000 euro. Qualcuno dice: no, ma guardate, sono 25.000 euro, sono automatici, quindi tu fai la richiesta e ti danno 25. Non è così, cari signori, perché andatevi a vedere il decreto. I 25.000 euro sono il tetto massimo, ok? Riferibile al 25% dei ricavi dell'anno precedente. Che significa? Che tu per ottenere 25.000 euro devi aver ottenuto ricavi l'anno precedente per 100.000 euro. Quindi, cari signori, qualcuno la volta scorsa poi mi ha contestato: no, ma non è così. È così. Invece è così, perché 25.000 va rapportato ai ricavi dell'anno precedente. Non solo, ma se tu hai avuto ricavi per 200.000 euro, il tetto rimane comunque 25.000 euro. E vi dirò di più: chi, ad esempio, accede al forfettario, che ha un limite di 65.000 euro, ovviamente può prendere una percentuale massimo sui 65.000 euro. Chiaro? Bisogna rapportare il finanziamento, che è un prestito da restituire in 6 anni, non in 30 anni, come diceva qualcuno, qualche mio amico, non in 30 anni, non in 25 anni, ma questo prestito deve essere restituito ad un tasso di interesse minimo, ma in 6 anni. In più, e leggo ancora qualche altra lettera, in più c'è un altro problema. L'altro problema qual è? Che ovviamente vanno fatte delle valutazioni da parte delle banche. Sentite questo. Sono il titolare, assieme al mio socio, di un'azienda di distribuzione. Abbiamo 7 dipendenti più 2 agenti con partita IVA. Il nostro volume d'affari si attesta su 2 milioni di euro di imponibile, quindi un'azienda abbastanza grossa. Siamo in grandissima crisi di liquidità. Venerdì 10 aprile mi sono recato presso una delle due banche con cui lavoriamo per chiedere la possibilità di accedere ad uno di questi finanziamenti. Ho avuto risposte di gran lunga evasive. Mi è stato detto che ancora di certo non vi è nulla, ancora di certo non vi è nulla, che comunque bisognava istruire una pratica al vaglio dell'istituto e quindi con tempi e valutazione soliti, cioè ordinari, in questo momento in cui è necessaria la liquidità. Ma la cosa più assurda, continua questo imprenditore, è che il gestore imprese del medesimo istituto con sede diversa mi ha avvisato del fatto che giorno 20 aprile mi addebiteranno 3.200 euro per interessi e competenze relative al 2019, proponendomi la possibilità di rateizzare il tutto in 12 mesi, ma attraverso un mutuo chirografario dello stesso importo, con firme fideiussorie di tutti i soci. Bene, avete capito qual è il problema? Il problema è che le banche se ne stanno infischiando, perché le banche non sono tenute
a elargire questo prestito. È vero che è un prestito garantito al 90%, addirittura nel caso della microimpresa al 100% da parte dello Stato, ma comunque prima di dare questa liquidità, che in questo momento è vitale, serve subito, serve immediatamente, ci deve essere una procedura che, come abbiamo detto la volta scorsa, viene fatta in quattro step. E si prevede che questi quattro step non vengano esauriti prima di 3-6 mesi. Cari signori, cari imprenditori, purtroppo la situazione è questa, non c'è nulla da fare. E allora, quali sono le nostre proposte? Quali sono le proposte di Vox Italia? Cosa chiede? Io ve lo dico subito. Allora, noi chiediamo l'esenzione per l'anno del 2020 del pagamento dei tributi locali per tutte le imprese che sono state obbligate alla chiusura forzata per un periodo così lungo. Quindi la Tari, la tassa sulla pubblicità, l'occupazione del suolo, l'IMU nel caso in cui l'imprenditore sia il proprietario dell'immobile. E poi chiediamo anche la creazione di un fondo di ammortamento funzionale al ristoro delle perdite di fatturato mediante rimborso del calo del fatturato subito nel 2020 rispetto al 2019. Ripeto, l'ho detto la volta scorsa, tu nel 2019 hai guadagnato 100.000 euro, hai fatto ricavi per 100.000 euro, nel 2020 fai ricavi per 70.000 euro, hai avuto una perdita di 30.000 euro dovuti chiaramente a questa situazione di lockdown. E allora lo Stato ti deve dare un ristoro per 30.000 euro. Ma allora il punto qual è? E che da dove prendiamo questi soldi? Da dove li prendiamo i soldi? Perché la domanda è questa. Beh, sì, certo, ma i soldi da dove li prendiamo? Allora, noi abbiamo dato la via, l'abbiamo detto più volte, c'è una sola soluzione, una sola soluzione, quella del helicopter money, cioè quella di dare, di stampare denaro, lo dico in gergo, cioè lo dico nella maniera più semplice possibile, poi lo possiamo definire come vogliamo, ma bisogna stampare denaro. Se noi oggi fossimo uno Stato veramente sovrano, che avesse una banca centrale, noi non avremmo nessun problema, perché stamperemmo i soldi e li metteremmo. L'inflazione, ma l'inflazione è un problema successivo, poi se ne parla dell'inflazione, ma intanto non facciamo morire le imprese, perché il rischio è che da qui alla riapertura le imprese chiudono, le imprese non possono più alzare la sala cinesca. Questo è il vero pericolo. E il tessuto economico dell'Italia è composto in gran parte dalle piccole e medie imprese. E questo è il problema fondamentale. E noi non possiamo abbandonare, non possiamo pensare che la soluzione sia dare un altro prestito da pagare in 6 anni, perché come dice il mio amico imprenditore, noi a queste condizioni non riapriremo, a queste condizioni noi non riapriremo. Però, e andiamo alla conclusione e quindi all'ultimo punto di quello di cui volevo parlarvi stasera, però è chiaro che in questo momento noi non abbiamo una banca centrale, noi non siamo gli Stati Uniti, non siamo il Giappone, non siamo la Cina. Ma siamo un paese che, vuoi per miopia, vuoi per stupidità, vuoi per malafede dei politici che ci hanno governato in questi anni, siamo nell'Unione Europea. Quindi non decidiamo noi del nostro futuro, non decidiamo noi della nostra sorte, ma decide l'Unione Europea attraverso la BCE. Allora, che cosa è successo in questi giorni? Se ne è parlato tanto, quindi è bene fare un po' di chiarezza. Gli strumenti che in questo momento sono a disposizione e di cui si discute da un mese, diciamoci la verità, si discute da oltre un mese, cioè ci sono le imprese che stanno morendo, le persone a casa che veramente non sanno con cosa sopravvivere. Io ho ricevuto questi 600 euro,
bene o male qualcosa da parte ce l'ho per fortuna, ma io con questi 600 euro sapete che cosa ho fatto? Ho pagato le bollette e poi mi sono comprato una bottiglia di spumante italiano per festeggiare l'arrivo di questi 600 euro. Bene, dopodiché basta. Poi al prossimo mese magari saranno 800, che già quantomeno sono, non so se si parla, non è detto, cioè è il solito annuncio. Cercheremo di darvene 800, come se facessero chissà quale sforzo, ma quantomeno siamo sopra della soglia di sopravvivenza, come prevista dall'Istat, che è di 750 euro al mese. Ma con questo ci fai? Che cosa ci fai con 600? Puoi campare una famiglia con 600 euro? Diciamoci la verità. Poi ci sono quelli che per carità riescono a farlo, per fortuna. In questo momento magari uno non gira, non spreca benzina, riesce così tirato tirato a starci dentro. Ma pensate ad esempio, l'altra volta, ecco, ho sentito un mio amico di Mazara del Vallo, che è un grosso commerciante di pesce, e lui mi dice: guarda, io ovviamente chi vende il pesce in questo momento continua a lavorare, ma è chiaro che lavora a scartamento ridotto. Però dice: io ogni mese pago 30-40 mila euro di energia elettrica, perché per tenere accesi tutti i frigoriferi, comunque sia, devo pagare. Cioè, non è che posso spegnere, cioè, io il pesce lì non lo posso buttare via, lo tengo acceso e però devo pagare 30-40 mila euro al mese. Chi me li dà a me questi soldi? E quindi allora che cosa succede? Succede che l'Unione Europea si discute da oltre un mese su quale strumento dobbiamo utilizzare. E gli strumenti in questo momento, la sintetizzo, sarebbero tre. Posto che non si vuole stampare denaro, che è la cosa più semplice, è la cosa fa già fatta, perché quando si è trattato di salvare le banche, la BCE stampò denaro e glielo diede alle banche. Per carità, una causa anche nobile, perché poi le banche alla fine, se fallisce una banca, chi ci va di mezzo? Non certo i grandi azionisti, ci vanno di mezzo i risparmiatori, i cittadini, al limite i piccoli azionisti, il cosiddetto parco buoi, ma loro comunque state tranquilli che il culo ce l'hanno assolutamente parato. Beh, allora, quindi, posto che non si vuole stampare denaro e quindi si vuole necessariamente agire, dare un prestito, gli strumenti di cui si parla in questo momento sono essenzialmente tre: il MES, il famoso MES, i Corona Bond e poi il Recovery Fund. Ieri e avantieri all'Europarlamento si votava per questi. Guardate che cosa succede. Si votava per questi strumenti, qual era preferibile, no, tra questi strumenti. Non è, attenzione, non era un voto vincolante, è un voto che non significa nulla, perché il Parlamento europeo non serve a nulla. Il Parlamento europeo non decide nulla. Quindi era soltanto una risoluzione sulla risposta dell'Unione europea rispetto alla pandemia. E allora che cosa succede? Succede che i Verdi, il gruppo dei Verdi, introduce un emendamento. L'emendamento sui cosiddetti Corona Bond, cioè gli euro bond, i famosi euro bond, che sono un prestito, no? Gli euro bond riferibili all'emergenza, alla questione dell'emergenza coronavirus. Viene votato, si vota, e a questo emendamento sia la Lega sia Forza Italia votano contro. E quindi scoppia uno scandalo. Facciamo un passo indietro. Ovviamente, quando si va al Parlamento europeo, si ripresentano gli stessi equilibri che ci sono in Italia, no? Quindi uno si aspetta che tu vai al Parlamento europeo e si ripresenta lo stesso equilibrio. Quindi c'è una maggioranza che in questo momento è composta da PD e Movimento 5 Stelle. È in parte Italia Viva, a volte sì, a volte no, non si comprende,
E poi un'opposizione che in questo momento è composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E quindi uno dà per scontato che beh, si vota al Parlamento, in Italia c'è questo dibattito, quindi è chiaro che lì si voteranno secondo gli equilibri italiani, anche se a fare un ragionamento patriottico, ecco, sarebbe il caso che magari in Europa un minimo di compattezza in questo periodo ci fosse. Cioè, magari se si dice tutti insieme noi siamo contro il MES e basta, e quindi a noi potete dirci quello che volete, gli italiani, sia la maggioranza sia l'opposizione, sono contro il MES. Chiaro? Il MES non lo vogliamo, per cui dateci l'alternativa. Non volete stampare, perché non è che c'è qualcuno in questo momento che dice beh, l'unica alternativa seria oggi sarebbe uscire dall'Europa, subito, uscire dall'Unione Europea immediatamente, senza discussione. Questa sarebbe una vera alternativa, ma non c'è nessuno che lo dice, né in maggioranza né in opposizione. Quindi è chiaro, io mi aspetto che l'opposizione faccia l'opposizione e dica: beh, comunque allora, MES no, Corona Bond magari sì, visto che questo è gli strumenti che ci proponete, forse è meglio questo. Poi c'è il Recovery Fund. Recovery Fund, sì, va bene, accediamo a questo. Allora, invece, che cosa succede? Succede una cosa pazzesca. Succede che sia la maggioranza e sia l'opposizione vanno tutti in ordine sparso. E quindi che cosa avviene? Avviene che sugli Eurobond, su questo emendamento presentato dai Verdi, ci si presenta totalmente spaccati. Addirittura anche l'opposizione si presenta spaccata. E quindi succede che Lega e Forza Italia votano insieme e votano contro gli Eurobond. Fratelli d'Italia, che fa parte dell'opposizione, invece vota a favore. La maggioranza, invece, vota Movimento 5 Stelle e PD, vota a favore. Italia Viva, che farebbe parte della maggioranza, invece si astiene. Ok? E allora apri di cielo, il Movimento 5 Stelle attacca e dice: l'ennesimo tradimento ai danni dell'Italia da parte della Lega Nord e Forza Italia è servito. In aula al Parlamento europeo hanno votato contro gli Eurobond, ha tuonato il 5 Stelle Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo. Allora già ci pare strano, ma come mai? Guarda, Lega e 5 Stelle votano contro e invece Fratelli d'Italia vota a favore. La prima d'impatto, il primo pensiero che uno fa è dice: vabbè, ma votano, come mai hanno votato contro? Ci sarà un motivo, perché se le alternative sono queste, se tu voti l'Eurobond, fino a ieri Forza Italia diceva no al MES, sì agli Eurobond, e quindi se l'alternativa al MES può essere Eurobond, è chiaro che tu dovresti votare a favore, invece voti contro. Ma votano contro, questa è la cosa incredibile che non si comprende. Votano contro, ma per motivi differenti. Sapete perché? Perché mentre Forza Italia vota contro gli Eurobond, perché a un certo punto è diventata a favore del MES. Perché oggi Forza Italia dice sì al MES perché tanto è senza condizionalità, e allora questi 36 miliardi di euro senza condizionalità, perché non ce li dobbiamo prendere? Tutto sommato, no? La Lega invece vota contro per un altro motivo. La Lega vota contro per dire: noi siamo contro, non è che votiamo contro perché siamo a favore del MES, votiamo contro perché noi non siamo a favore degli Eurobond, non lo siamo mai stati, e noi siamo per un'altra misura. Sostanzialmente saremmo per l'emissione di BTP che devono essere comprati dalla BCE come prestatore di ultima istanza. È un altro strumento, ma sempre debito è. Cioè, è un altro strumento che comunque andrebbe a gravare sul debito pubblico. Non è che è differente. Cioè, tutti gli strumenti che sono individuati in questo momento da tutti i partiti, sono comunque strumenti finanziari che vanno a far aumentare il debito pubblico, e noi dopo dobbiamo comunque ripagare il debito pubblico, dobbiamo pagare gli interessi del debito pubblico. Quindi non c'è comunque nessun regalo, e le differenze sono veramente ridicole, perché se noi poi andiamo a vedere, se noi andiamo a leggere quello che dicono gli stessi autori, ci rendiamo conto dell'assurdità della cosa. Perché allora,
risponde a questo attacco del Movimento 5 Stelle sia la Lega sia Forza Italia. Forza Italia, per voce di Giuseppe Milazzo, eurodeputato di Forza Italia siciliano, tra l'altro, risponde: l'emendamento dei Verdi sugli Eurobond era solo un modo irresponsabile di mettere l'Eurogruppo con le spalle al muro. Un emendamento simbolico ed ideologico. Anche se lo avessimo votato, sentite cosa dice. Cioè, Giuseppe Milazzo praticamente descrive l'inutilità del Parlamento europeo. Perché dice: anche se lo avessimo votato e fosse stato approvato, non avrebbe sortito alcun effetto perché era un emendamento per prendere in giro le persone. Devono decidere i capi di Stato su indicazioni dell'Eurogruppo, cioè dice decidono i capi di Stato su indicazioni dell'Eurogruppo, non è che decide il Parlamento europeo, il Parlamento europeo non serve a nulla, ecco, questo dice nella sostanza. I Verdi hanno solo fatto una provocazione, pertanto le accuse lanciate dai 5 Stelle non possono che definirsi un atto di cialtroneria politica, un atto di cialtroneria politica, l'accusa di Milazzo nei confronti del Movimento 5 Stelle. La Lega risponde, anche la Lega dice: la replica della Lega è arrivata a stretto giro, affidata a Zanni, presidente del gruppo, e Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo. Si è tradotta in un attacco al Movimento 5 Stelle e al governo. Noi, dice, a differenza del Movimento 5 Stelle e di Conte, che cambiano ogni settimana idea sull'argomento, e questo mi pare vero, non siamo mai stati a favore dello strumento Corona Bond, che corrisponderebbe alla totale cessione di sovranità all'UE. Questo sarebbe il MES, in realtà, non proprio i Corona Bond, anche perché poi Fratelli d'Italia lo ha votato, quindi bisognerebbe capire anche la loro motivazione. E hanno aggiunto: anzi, indichiamo sin da principio la proposta più semplice, ovvero un ruolo attivo da vero prestatore di ultima istanza della BCE per comprare BTP emessi dall'Italia. Zanni ancora replica, chiedendo invece di spiegare agli stessi italiani perché il Movimento 5 Stelle, dopo che Giuseppe Conte è andato in Europa a chiedere recovery fund, ha votato contro. Perché? Guardate che cosa succede invece nel Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto prima la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Cosa fa il Movimento 5 Stelle? Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle si sono totalmente divisi nel voto alla Eurocamera sulla risoluzione per la crisi sul coronavirus. 10 si sono astenuti, mentre 3, Ignazio Corrao, Pier Nicola Pedicini e Rosa D'Amato, hanno votato contro. Poi una non ha preso parte al voto. La risoluzione è comunque passata a larga maggioranza. I voti favorevoli sono stati 395, i contrari 171, gli astenuti 128. Quindi la risoluzione che è passata è stata quella del una delle due risoluzioni che è passata, attenzione, è stata quella del Recovery Fund. Quindi, che cosa succede? Il Movimento 5 Stelle che cosa fa? Dopo che da alcune settimane Conte va a chiedere no al MES, no al MES, sì eventualmente ai Corona Bond, sì al Recovery Fund. Nel momento in cui si vota, invece, il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Ha votato contro e la spiegazione sapete qual è? Abbiamo deciso di votare contro quel paragrafo e poi di astenerci nel voto finale, ha spiegato la delegazione del Movimento 5 Stelle, in quanto presentava tante luci ma anche tante ombre. Vedete che grande spiegazione intellettuale che hanno dato il Movimento 5 Stelle. Ora, in buona sostanza, che cosa è successo? In buona sostanza è successo che sui vari strumenti, gli Eurobond, gli Corona Bond sono stati bocciati. E quindi teoricamente, tra gli strumenti che potrebbero utilizzare, non ci sono più i Corona Bond. Invece, sia il MES che il Recovery Fund sono stati approvati. Anche il MES è passato. E il MES è passato, attenzione, col voto favorevole di Forza Italia, che fa parte dell'opposizione. La Lega, per non sbagliare, ha votato contro tutto, perché quando c'è da votare la Lega vota contro. Quindi, qualsiasi strumento la Lega ha votato contro. Bene, poi però l'alternativa qual è? Cioè, se avrebbe un senso questa posizione qualora l'alternativa fosse: bene, dovete stampare soldi. Helicopter money? No.
Non è questa la soluzione che dà la Lega. La soluzione che dà la Lega è un altro tipo di prestito, in realtà. Fratelli d'Italia ha votato contro il MES, ma a favore dei Corona Bond. Il Movimento 5 Stelle invece ha votato contro il MES, ha votato a favore dei Corona Bond e ha votato contro, la maggior parte si sono astenuti, ma ha votato contro il Recovery Fund. Un casino. Italia Viva, ad esempio, vota a favore del MES, si è astenuta per i Corona Bond e ha votato invece a favore del Recovery Fund. Scusate, contro il Recovery Fund. Insomma, un casino. Cioè, l'Italia in una situazione così, in un momento così delicato, in un momento in cui invece bisognava cercare di fare fronte comune, che cosa fa? Si presenta totalmente in ordine sparso. Si spacca la maggioranza, si spacca l'opposizione. Un manicomio. E allora, e vado a concludere, ci si chiede: ma perché tutto questo? Che diavolo succede? Io un'idea ce l'ho, è un'ipotesi la mia, per carità, non è in questo momento supportata, è soltanto un'intuizione. Io credo che questo votare insieme e questo cambiare idea, soprattutto di Forza Italia, che ieri era contro il MES e oggi diventa a favore del MES, che ieri era a favore dei Corona Bond e oggi diventa invece contrario ai Corona Bond, abbia un significato politico. La mia idea è questa, e concludo e vi lascio con questa riflessione. La mia idea è che si stia cercando di scaricare totalmente Giuseppe Conte. E si stia andando verso un governo di unità nazionale garantito dai poteri europei. E quindi ufficialmente la Lega ha un alibi per votare contro l'Eurobond, però la prima riflessione che tu fai qual è? Beh, scusa, ma se tu voti contro l'Eurobond, che tutto sommato è un prestito, ma fra gli strumenti potremmo pure anche accettarlo rispetto al MES, che anche se senza condizionalità in realtà qualche tranello non lo nasconde, siamo assolutamente contro il MES, no? Quindi, ed è il ragionamento un po' che ha fatto Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia dice: beh, io se voto contro il MES, quindi è chiaro che devo votare sì agli Eurobond, ammesso che questo voto poi avesse veramente un significato. Invece la Lega no. E allora il mio sospetto qual è? Il mio sospetto è che invece si stia organizzando questo governo di unità nazionale, dove ci saranno dentro sia la Lega e sia Forza Italia. Probabilmente lasceranno fuori Fratelli d'Italia a fare l'opposizione di comodo, cioè quell'opposizione controllata, dove l'Europa in pratica controllerà maggioranza e opposizione, con al vertice ovviamente un grande traghettatore, che da tanto tempo lo aspettiamo e a cui tutti quanti hanno aperto la porta, che si chiama Mario Draghi. Ricordatevi questo nome, Mario Draghi. Questa è l'unica spiegazione di questa schizofrenia, di questo voto indecoroso che c'è stato, perché non c'è altra soluzione. Veramente, la soluzione peggiore, sarebbe che siamo in mano a dei deficienti, siamo in mano a degli idioti. No, e io non voglio credere questo, voglio credere ancora che ci sia un minimo di competenza, voglio credere che ci sia ancora un minimo di politica. Quindi l'unica soluzione, questo è un mio pensiero, ma ci rivedremo da qui a qualche mese, vedremo se Giuseppe Sottile aveva soltanto sparato così un'idea, oppure se magari è possibile che dicesse cose sensate. Io, scusatemi, vi ho trattenuto oltre il dovuto. Magari se avete qualche domanda posso provare a rispondere per qualche minuto. Ci aspetta Mario Draghi? Sì, io credo di sì. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Colau, vabbè, Colau, quello è un'altra storia, Colau.
Sono prestiti. Aspetta che Alessandro Di Rita, ieri sulla pagina di Villa Rosa ho scritto che anche gli Eurobond sono prestiti, mi ha risposto che ho fatto un commento semplicistico e che se fosse entrato nel dettaglio mi sarei accorto della castroneria detta. Io gli ho risposto di entrare nello specifico, ma non ho avuto risposta. Ma è chiaro che sono prestiti gli Eurobond, che significa semplicistico? È un prestito, dobbiamo restituirlo con degli interessi. È chiaro che è un prestito. Qual è la valutazione di Vox Italia? Luigi Capozza. Circa i contenuti del piano di salvezza nazionale. Beh, insomma, è una questione un po' troppo lunga da rispondere. È chiaro che ci vorrebbe un piano di salvezza nazionale, ma per questo bisognerebbe andare al voto. Strategia Vox per uscire dall'Europa. Va bene, noi abbiamo una strategia per uscire dall'Europa. Vi dico solo questo, è stata anche completata in questi giorni dalla nostra commissione di studio e ci è stato riferito, non da tecnici ovviamente, da persone competenti, ci è stato riferito che in 10 giorni si può creare una banca centrale. Vi sembra forse, io stesso ho detto, ma in 10 giorni, ho detto, ti assicuro che in 10 giorni si può creare una banca centrale. Allora facciamo che non sono 10, ma sono 20, sono 30. Allora significa che noi in meno di un mese comunque potremmo avere una banca centrale, che è la cosa fondamentale. La scelta deve essere politica, non è una questione tecnica, è la politica che deve decidere. Siamo entrati in Europa con una decisione politica, ne usciamo con una decisione politica. Le questioni tecniche vengono risolte dopo. Guardate che non è una cosa dell'altro mondo, è la politica che decide. La task force ti sembra costituzionalmente legittima, come mai Mattarella non ha preso nessuna posizione? Marcello Colonna, bravo Marcello, la task force secondo me è totalmente illegittima. Io mi chiedo, abbiamo tutti i ministeri, ci sono i ministri, ci sono i sottosegretari, ci sono tutti i dirigenti dei ministeri. Che senso ha creare una task force? Che senso ha? Qual è il motivo di avere una task force? Qual è? Anzi, non è una, che poi sembra ce ne siano 14 task force, che poi dovrebbe servire da coordinamento, ma a quanto pare non coordina nulla, perché sulle questioni più importanti ancora una decisione seria, questa task force non l'ha presa. Probabilmente stanno invece pensando come pararsi il culo per garantirsi l'immunità rispetto ai danni che stanno facendo e che le persone si preparano a chiedere. Attenzione, e ci hanno provato già con degli emendamenti a garantirsi l'immunità. Fino adesso non ci sono riusciti, ma sicuramente ci proveranno. Ecco, noi attraverso il nostro senatore, Carlo Martelli, vi assicuriamo che vigileremo su questo, vigileremo e denunceremo ogni tentativo di creare una cosa del genere, che sarebbe veramente vergognosa, perché uno che è chiamato ad un ruolo di responsabilità deve anche sapersi assumere la responsabilità delle proprie scelte, perché sarebbe bello, io da un lato vengo pagato profumatamente per fare quello che faccio, ho anche il prestigio di una carica, però poi nel momento in cui mi devo assumere le responsabilità delle mie scelte, allora faccio un bel decretino e dico: no, vabbè, io ho agito in uno stato d'emergenza, ma quindi è buonanotte. Vi saluto a tutti, un abbraccio e alla prossima.